un nuovo video e come potete leggere dal titolo, in questo video vi mostro i miei rossetti nude preferiti. Ho già fatto un video di questo genere, ovvero i miei rossetti liquidi preferiti, che se ve lo siete perso ve lo lascio qui sopra. E niente, bando alle ciance, iniziamo subito. Ho da farvi vedere 8 rossetti. Allora, partiamo subito e partiamo con il primo rossettino in stick, che è di MAC ed è Mer. Io sono letteralmente innamorata di Mer e come si può vedere l'ho anche utilizzato abbastanza. Ovviamente tutti noi conosciamo i rossetti di MAC. Questo è lo swatch, spero che riusciate a vedere. Penso che conoscerete tutti anche Mer, è bellissimo, è questo nude rosato. Secondo me all'interno, più che rosato, è più sul malva. Sapete che io non so descrivere i colori, quindi scusatemi, ma a me piace da morire, cioè mi piace davvero tanto questo, questo rossetto, sia per il colore sia per la durata. Mer è un matte e per essere un matte non secca particolarmente le labbra, ovviamente è transfer, non è che si fissa, comunque è un matte confortevole perché rimane abbastanza morbido sulle labbra anche quando si va a stendere, è omogeneo, dura tanto per essere un rossetto in stick, ma davvero ottimo, assolutamente. Passiamo agli ultimi due rossetti in stick che sono della stessa marca, ovvero Mulac. Di Mulac vi mostro il mio rossetto, farei una statua a questo rossetto, e questo rossetto di cui vi sto parlando è MILF. Questa volta invece, come nude, è sempre un rosato, ma a confronto a Mer, come potete vedere anche qui, credo che lo conoscerete tutti, è leggermente più marroncino e mi piace davvero davvero tanto. La cosa che mi piace di più dei rossetti di Mulac è che rimangono lì, si fissano. Vabbè, ovviamente non sono no transfer perché sono sempre dei rossetti in stick, ma è come se davvero si fissassero, perché mangiate, bevete, rimangono lì immacolati, ragazzi, ve lo posso giurare. Vi dico un episodio: io il primo giorno che l'ho provato sono andata a una grigliata, quindi ho mangiato carne al barbecue, carne oliosa, ragazze, è rimasto lì fisso. La cosa che non mi piace dei rossetti di Mulac è il profumo, a me non piace per niente, mi dà quasi fastidio e devo dire che è una cosa che mi frena un po' nel utilizzarli. Rimane più secco, quindi si fa un pochino più fatica a stendere. È omogeneo fino alla prima passata, assolutamente, però appunto c'è questa caratteristica che è un pochino secco e già di suo è secca leggermente di più le labbra confronto a Mer. Se Mer rimane un pochino più cremosino, anche se è sempre matte, opaco, però le labbra le sentite anche un po', non dico idratate, però non le sentite secche, mentre con Mulac un pochino sì, soprattutto con l'andare avanti delle ore. Ultimo rossetto in stick che fa sempre parte di Mulac è Mai Più Tua, che fa parte della Womanly Collection. Questo qui, confronto, è sempre un nude rosato, confronto a MILF, che è questo, confronto a MILF è molto più rosato, cioè non ha per niente all'interno il marrone, e confronto a Mer, che è questo qui, è ancora più acceso, diciamo. Adesso passiamo ai rossetti liquidi. Allora, iniziamo con due rossetti liquidi dello stesso brand, ovvero Wycon. Di Wycon ve ne ho già parlato nei rossetti liquidi preferiti, che ripeto vi lascio qua sopra. Vi mostro due colorazioni che mi hanno fatto letteralmente impazzire. La prima che vi mostro è la numero 27. Lo swatch è questo qui, spero che riusciate a vedere. E come potete vedere è diverso da tutti gli altri. Anche questo secondo me vira un pochino al malva, ma a confronto a Mer ha proprio una puntina di malva, mentre Mer è proprio un malva secondo me.
Mi piace tanto. Anche qui non mi soffermo molto su Wycon perché li conoscerete tutti. Credo che tutte le persone che si sono approcciate al make-up hanno iniziato un po' da Kiko, un po' da Wycon e soprattutto dai rossetti liquidi di Wycon, perché proprio sono nella storia del make-up, diciamo così, sono molto molto validi. Mi piace molto il pennellino, sono molto precisa con il pennello. Con lo scovolino, scusate, non pennello, con lo scovolino, è omogeneo fin dalla prima passata, si fissa, devo dire che come rossetto liquido, non è proprio no transfer, ovviamente bisogna stare un pochino più attenti, magari confronto ad altri rossetti liquidi che vi faccio, vedere poi, però per il suo prezzo è ottimo, comunque rimane tutto il giorno, anche se è opaco e comunque si fissa, non è un opaco che secca particolarmente le labbra, anzi, e ovviamente se mangiate qualcosa di olioso tende di più ad andare via, ma appunto molto molto valido secondo me. Se non li avete mai provati, provateli e niente, insomma. Rossettino liquido di Wycon è il numero 86 ed è questo qui. Mi piace tantissimo. Io questo lo considero un nude, anche se mi rendo conto che è un nude un pochino più verso un rossetto più intenso, un colore più intenso. Non so come descriverlo, forse è un mattone con una punta di viola, non lo so, ma mi piace da morire, ragazzi. Mi piace molto la formulazione dei rossetti liquidi di Wycon, che è cremosa. Arriviamo agli ultimi tre e vi parlo delle Velvet Ink di Mulac, che mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono da morire. Questa qui è In My Birthday Suit, o Suite, non so mai come si dice. Questo è davvero il mio nude perfetto, non sapete quante volte lo indosso praticamente tutti i giorni, mi piace tantissimo. Lo swatch è questo e come potete vedere da tutti gli altri rossetti, questo qui è un nude che vira di più sul marroncino, è proprio un marrone, è un marrone caldo. Consistenza è liquida, sono pigmentate dalla prima passata, sono omogenee, con lo scovolino riesco ad essere precisa, si fissano, devo dire che si fissano, rimangono lì, mangiate olio, mangiate quello che volete e loro rimangono lì. Ok, altro rossettino liquido è di Nabla ed è Closer. Di Nabla ho fatto un video dove indosso tutti i rossetti liquidi che posseggo e ve lo lascio qui sopra. Allora, lo swatch è questo, spero che si veda, è questo qui di lato e questo qui devo dire che assomiglia un po' di più tra tutti a Mer. Infatti Closer secondo me vira un po' al malva. I rossetti liquidi di Nabla mi piacciono, la profumazione devo dire che la preferisco ai rossetti di Mulac, ma non mi fa impazzire. La cosa positiva, confronto ai rossetti in stick di Mulac, è che sulle labbra la profumazione svanisce del tutto, comunque io non la sento, mentre i rossetti in stick di Mulac la profumazione la sento anche quando ho appunto il prodotto sulle labbra ed è per questo che non mi piace. Con lo scovolino mi trovo molto bene, riesco ad essere precisa, anche qui la formula è liquidina, è più cremosa confronto a quelli di Mulac, ma rimane sempre più liquida confronto alla texture di Wycon. Anche qui prima passata è omogeneo, mi piacciono tanto. E devo dire che rimangono lì, cioè ancora di più di quelli di Mulac. Preferisco molto molto di più le tinte di Nabla confronto a quelle di Mulac perché secondo me si fissano ancora di più di quelle di Mulac, rimangono ancora di più di quelle di Mulac e se mangiate, cioè se voi andate al McDonald's a mangiare e non state attenti, cioè mangiate tranquillamente, mangiate la carne con l'olio, ma vi buttate l'olio proprio così, insomma. Loro rimangono lì. Arriviamo all'ultimo rossetto liquido nude preferito.
ovvero lo 02 degli Ever Liquid Lipstick di We Makeup. La cosa che mi piace di più in assoluto di questo prodotto è il fatto che appena lo mettete avete questa, che è proprio visibile, questo rimpolpamento di labbra. Si dice rimpolpamento di labbra? Non lo so. Comunque avete questo effetto, le labbra si rimpolpano, avete questo effetto di rimpolpamento. E il colore è questo, lo swatch è questo qui. Non so, anche qui l'ho messo un po'. Diciamo che confronto a tutti gli altri rossetti liquidi è quello, diciamo, che mi piace un pochino di meno, nel senso che mi piace la texture, che anche questa qui è liquida, cremosa. Comunque lo scovolino mi trovo bene, anche se è un po' più particolare degli altri, mi trovo bene, riesco ad essere precisa, anche qui il prodotto comunque è omogeneo fin dalla prima passata, è pigmentato. Devo dire che non secca quasi per niente le labbra, anzi la durata è un ni, nel senso che se devo stare tutto il giorno e so che devo mangiare qualcosa di oleoso, qualcosa di più importante, diciamo come un McDonald's, come una pizza, ecco, non vado a scegliere lui. Mentre se devo stare fuori anche 2-3 ore, comunque non tutto il giorno, e so che o non mangio, comunque quello che mangio è la pasta, comunque qualcosa di più leggero confronto a una pizza o un McDonald's, lo metto tranquillamente senza problemi. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che il video vi piaccia e vi sia stato utile, e perché no, fatemi sapere i vostri rossetti e rossetti liquidi nude preferiti qui sotto e magari consigliatemeli anche. Io vi mando un grande grosso bacio e ci vediamo domani con un altro video, ciao! I wonder what went wrong to